primo tempo Gunners contro il Tagliatella. Risultato di 0-0. Tedeschi 0-0, partita equilibrata, loro ci chiudono bene, voi state facendo il vostro. Cosa si deve fare nel secondo tempo? Beh, con un po' di fortuna in più forse potevamo stare anche in vantaggio. È equilibrata, continuiamo così e vediamo alla fine. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo, andiamo da... Scusa, mi ricordi il cognome? Ruggiero. 0-0, partita molto equilibrata, molto chiusa, giocata per lo più sui due centrocampi. Cosa si deve fare? Più che altro ci dobbiamo sbilanciare. Va bene, grazie, in bocca al lupo, ci vediamo dopo per il Tagliatella contro Gunners. Ciao ragazzi, siamo qui a termine la bellissima partita. Il Tagliatella contro Gunners. È stato di 3-2 per Gunners. Palanga, bellissima partita da parte vostra, molto intensa. Un'altra terza partita, terza sconfitta per un gol. Guarda, secondo me la differenza la fanno i cambi, perché comunque gli spazi, c'è molto spazio qua, comunque come loro hanno fatto parecchi cambi, secondo me fa la differenza, perché anche se uno vuole prendere un po' di fiato, no, perché indietro abbiamo peccato, bene, sì, abbiamo peccato, giocate bene palla a terra, però purtroppo manca il fiato gli ultimi 10 minuti, hanno usato bene la partita, secondo me è stato quello che ci ha portato la partita. Questa come le altre. Senti, a chi vuoi dedicare il tuo bellissimo gol e la prestazione? No, vabbè, a nessuno, perché per ora le sto conoscendo adesso, a tutti i ragazzi, è la prima volta che gioco con loro. Ti do la verità, mi sono divertito di più questa partita qua che quella scorsa. È stata una bella partita. È stata molto una partita tirata, regolare, senza... Sì, senza una parola fuori posto. Sì. Va benissimo, grazie. Tedeschi, passiamo a te. Grazie. Grandissima partita da parte tua come centrale di difesa, ha fatto un gol fenomenale, fenomenale da fuori aria. Un po' nervosi nei 10 minuti centrali del secondo tempo, però poi siete riusciti a giocare come giocate sempre, siete riusciti a mettere palla a terra e alla fine avete vinto questa partita. In primis, bella partita, bella squadra avversaria, ritmi altissimi, giocano bene, hanno iniziato subito forte, quindi diciamo che anche all'inizio ci siamo trovati in ben difficoltà, poi sui cambi hanno pure ragione, a volte quando uno ha bisogno di spezzare un bel fiato sono veramente utili. Anche se tu sei l'unico della tua squadra, perno centrale non lo fa uscire mai, capita. Effettivamente lo si è visto che sta finita la partita, non ce la facevano più, hanno mollato. Sì, abbiamo vinto 3-2. Bene così, va bene così, andiamo avanti. Diciamo che è sempre l'altare del gruppo, mai del singolo. Assolutamente, soprattutto oggi, che comunque in un momento di difficoltà siete riusciti a portare la partita a casa. A chi vuoi dedicare con le prestazioni? Alla squadra, sempre alla squadra. Grazie, un bel saluto per il piacere di tornare. Grazie.